campo, so che voi potete entrare. Possiamo avere questa risposta per iscritto? Non credo, non credo che te la dia per iscritto, perché se allora non ti iscritto, se tu investi il meccanismo di procedura questa, io passo 90 giorni, cioè gli fai la risposta a Natale, ti pensi che invece lo scopri che gli fai agenda subito. Allora, secondo me potrebbe essere più fattiva la condizione che si fa un incontro e si crea bonariamente una condizione risolutiva. D'accordo. Perché se ne schiava la procedura amministrativa, faccio l'accesso, faccio la domanda. Agenda un bacio a mano. No, che la smara tra sono pure in felice, guarda se è andata a sciogliere il bagno. La gente che deve andare a mare, felice. Scusa, ma tra 6 mesi ci vogliono per il collasso. Se mi vado, allora di detto minimo 6 mesi. Già posso chiamare la responsabile, la dottoressa. Ma voi sapete perché? Permesso. E con la quale si può intercedere per venire questa situazione. Questo è scusami Luigi, ma la finalità sarebbe quella di provare di aprire il parco. Fare un accordo per aprire un pezzo di scogliera. Il direttore del lavoro sarebbe d'accordo, il direttore del lavoro l'ho beccato in ferie, sarà una persona gentilissima che tra le ferie mi ha risposto. Ma dai, io non mi incontrano, oggi alla fine di casa, noi mettiamo in sicurezza e fabbrica, cioè lo faccio, lo studiamo, poco. No, adesso invece possono accedere. Quando vado a parlare con il ma il papà, ma io già posso accedere. Il mio amico che sul posto dice che non è così, dice no, non è possibile. Allora ho chiesto a Luca, non avendolo presente, dice no, guarda che cazzo lui è questa situazione. Poi domani mattina dobbiamo chiamare, la sera del momento d'accordo con lui, per chiamare e vedervi quagliare. In modo che questa cosa venga scusa. Il responsabile è un che procedimento, sarebbe la massima autorità, cioè vuol dire rappresenta nei confronti della legge l'appalto in corso. Cioè il direttore generale della società non può fare niente, la massima lo dai tutti. Io non ho detto che naturalmente se il direttore lavora d'accordo non si chiama su. E non sto, se domani la tipo so, non ce l'ho qua, c'è nell'ufficio di solito, perché si fa. Aspetta, si chiama forse in spiaggia. Ed è un giovane, poi c'è l'assistente con una mappa, la poi ci sta. Mazza. Se non no, c'è un mazzo. Mazza che la sono se poi non costa nome, nome inizia a dire, sappiamo per certo, ti posso dare i nomi, questo potrebbe avere una questione di vincere la struttura, chiarito il fatto che se non lo dicono, se non lo dicono, l'ufficio abbia comunque la procedura aperta e il posto non c'è, allora chi si vede insieme a vicino, quando non si fa c'è. Scusa, ma il direttore, quello che ha fatto il collaudo, non lo devo ancora fare. Allora per legge l'ingegnere che mette la firma la firma nei primi 6 mesi è responsabile penalmente, da 6 mesi e un giorno non c'è più la responsabilità penale, quindi c'è da IT almeno 6 mesi. No, non è che la legge lo dice, la legge 6 mesi e un giorno non, è più, non ha più il giudizio penale, 6 mesi mancano di uno va a finire a cruciale, capito qual è un sì, perfetto? No, che c'entra rispetto alla... Quando tu hai detto il collaudo dura 6 mesi. No, il regolamento, c'è il codice contratti 163 PR 2006, il regolamento PR 207, la fase di collaudo è la fase che può durare massimo 6 mesi. Lui se inizia il collaudo, non credo che inizia il collaudo dei lavori l'8 agosto e l'8 agosto inizia il collaudo in ufficio, non è agosto. Se hai più di lavoro in 8 agosto, considerando come vanno le procedure amministrative dalle nostre banche, a settembre lui apre formalmente il collaudo, fa un primo accesso, un secondo accesso, chiama l'inglese e se lo dà all'annata. E l'anno prossimo fossimo dà l'accesso. Invece se risolviamo bonariamente, a te risulta chiuso, a te risulta chiuso, immediatamente l'interesse della città, la città, quello apre. Che poi dopo quando c'è dato il perimetro della struttura, tranquillamente possono passare. Dopo ti spiego 5 minuti una cosa, come se farmi questa cosa. Questa cosa è detto del gruppo di gase, che ha detto che là, loro già sapevano che si era che è quello dell'associazione, come si chiama?
Beh, questa è una questa è una situazione che va analizzata dopo con calma posteriore, di questa situazione si vede dopo sono la sicurezza è un fatto che la lì perché non è che devono farlo per estate, devono fare la città, metti in sicurezza che significato è un altro significato e questa è la scelta. Perciò poi riesce il fatto del deputatore. Allora, la situazione del deputatore è una situazione abbastanza complessa che fa capo a un progetto di una decina d'anni fa. Il progetto ad oggi è tutto da tutto. Infatti nel mese di febbraio è stata indetta una gara d'appalto perché il deputatore... Scusami Luigi, posso interrompere? Poi vi taccio. È possibile che da 30 anni la gestione del depuratore, cioè è normale, è sempre la stessa ditta. Mi diceva Alfonso Centino, come si chiama? Termomeccanica di La Spezia. SRL. Il palazzo Asia della Regione, sì. Fa la convenzione da 15 anni la stessa il palazzo F16, quanti fanno in Lambia. Perché? Però se non funziona il depuratore, cioè voglio dire, non dipende dalla depurazione. Però i soldi sono figlio stesso. Queste sono domande da ignoranti, cioè da utente, voglio dire. Infatti. Questo è lo scambio. Ok, ma non è pure prima lavoro, capito? Ma la penso non ci sta, ma tu lo capivo un contratto non penso, a me mi era capito. Voce? Il deputato non funziona perché ha voce. 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 Perché c'è un problema strutturale. All'interno del quadro del riordino della condizione idrogeologica del territorio della regione, la regione ha previsto un progetto. Questo progetto serve anche al disinquinamento del corso di acqua. E infatti, le acque reflue provenienti dal compatto Volga, che andavano nel depuratore e teoricamente dovevano andare a Napoli, con un progetto che è attivo, cioè il ES, no, praticamente è stata invertita il percorso. In pratica il depuratore viene praticamente abolito, viene attivato il depuratore di Pulla, presso il quale le acque reflue da San Giovanni a Teduccio, invece di andare a mare, verranno portate indietro. Questo significa che bisogna fare sul depuratore di Via dell'Occhente un'attività diversa, secondo la quale deve essere ricondizionato rispetto a un nuovo tipo di impianto che in questo momento è in realizzazione. Una parte di questo impianto oggi è attivo con i fondi europei attraverso i grandi progetti e a febbraio è stata fatta una gara che non è stata ancora assegnata, ma si prevede di appena assegnata. Però il progetto di base prevede in pratica che le acque non andranno più a scaricare a San Giovanni, ma attraverso due impianti di dotazione tornano indietro e attraverso i reciclaggi verranno smaltite però con acque pulite e diciamo a norma, non inquinanti. Scusami, qual è la motivazione? Quest'acqua poi praticamente, per curiosità, tu dici non viene immessa a mare, viene depurata poi, e dove poi verrà immenserita nel circuito dei reggi d'anni e nel circuito dei depuratori che fanno capo all'alto, capo della città, l'area Freghea, e ne sono 5, sì? Dove ci stanno 5 progetti attivi già monitorati dal movimento attraverso Publio e Nauro. Anche l'Alfon, il progetto abbiamo lavorato, abbiamo andato a Milano, Paolo Rines, la commissione ambiente del Senato è andato in visione un paio di volte, hanno visto le risultanze,
ci siamo messi in contatti con il direttore operativo degli impianti, il quale è stata una persona gentilissima, ci ha fatto rendere conto rispetto ai nuovi impianti, perché l'altro stanno riprogettando gli impianti. Le gare sono in corso, due appalti dovrebbero già essere fatti e in pratica il tutto viene inserito in un disegno unico che è la regimentazione delle acque reflue della regione Campania. Questo sono progetti Luigi è un signore che ha mostrato la caparra di frutti parlati due giorni fa. Sono morti su un mare da Nicola fino a Mondragone, proprio perché l'inquinamento ci deve essere qualcosa che non va, perché non è possibile una cosa del genere. Cioè, non voglio credere che candidati tra 10 anni, poi tra 10 anni, ma poi non ci sta un gruppo e tra l'altro che sta, cioè io ho fatto, voglio più da voi. Perché praticamente la a mare se vedi già mi ricordo che lo frenò e sono morti perché sono pesci che sono ratti che vanno a mare, diciamo, e quella è un'azione anche, diciamo, derattizzante. Se mi ci faccio una sua non ha effetto, però ma ti ripeto, quando gli dici buono non è effetto. Allora, perché al momento non sono conosciuti gli effetti. Allora, vedete quello totale dell'area, una della vista in gara, un'altra gara per il quadro e fondo dell'area chiusa. Tutta l'area è un progetto molto complesso. Bravissimi, c'era stato un progetto abbastanza, un progetto da 5 milioni di euro, riguarda un'area museale aperta non tanto di museo e blablabla. Basta fare fallire qualche altra cosa, non mentre i fallimenti più il aumento. Non per voglio capire cosa ci posso dire un po' per messo, un po' più dietro, bravo. Un po' più dietro che prendo pure lui. Alfonso, fatti un po' che ti riesco a prendere. Allora, io sono stato in dipendente del direttore dei lavori dall'86 al decorazioni dell'ambiente, amichevolmente in questo impianto di decorazione. Là all'ingresso degli impianti c'è praticamente nella curva, là c'è lo schiuro, c'è praticamente una paratura che praticamente si alza e si abbassa. Quando ci vengono i temporali, questo sistema viene utilizzato per non far mancare l'impianto. La benedetta paratura, anche quando non piove, sta sempre alzata. Non sta alzando la pubblicità. È una cosa drammatica. Lo so. È una cosa drammatica. I flocchi arrivano in roba. Non lavora. Ma il dramma qual è? Ci stanno queste 40 persone della termomeccanica, no, che stanno là dentro per non lavorare. E non convence. Cioè, ci mancano solo i canti gregoriani. Allora io dico queste sono situazioni note al movimento, attenzione, sono situazioni note al movimento. Ma vogliamo fare una denuncia? Luigi,
lo dobbiamo far sapere alla gente, alla città. Non possiamo essere stati, abbiamo voluto. Cioè questi lavori di manutenzione straordinaria, come personale sottodimensionato, tematicamente anche l'ordinario viene a parlare dall'esterno, perché un personale non gli vogliono far fare straordinario, perché la regione non va, allora sistematicamente in un salasso vediamo energie, i soldi che escono pubblici, c'è una cosa impossibile, ci sono imprese, vabbè, che sistematicamente, ciclicamente devono lavorare di testa, per non dire parole che non dovremmo dire, chiaro il discorso? Però è uno scandalo, quindi è che dobbiamo intervenire, se noi interveniamo sul fronte della messa in, diciamo, in esercizio dell'impianto, l'ente pubblico dice, passate il centro, abbiamo affrontato il suo discorso, una parola di messa in esercizio. Avete sbagliato un'azione, perché in Italia funziona esattamente al contrario. Non sono loro dimostrati quello che hanno detto, che non lo hanno fatto. La verifica, perché insomma se chiaramente questa paratoia sta sempre alzata, è chiaro che confermi che da 20 anni che sta alzata, è chiaro che il progetto che sta proprio dentro, anche se solamente una facciata per rimangiarci sopra, se non finiscono questo progetto, dopo i momenti che farà, il problema è ristretto a questa condizione attuale, bisogna trovare una strada giusta, la parte di la vita. La termomeccanica di la non confondiamo, che è la manutenzione, sto parlando, è la gestione gestione dell'impianto, il personale dell'impianto all'interno dell'impianto è assunto dalla termomeccanica di la spesa. Ho capito, ma non potete fare un'azione contro la termomeccanica, che cosa dite? La termomeccanica non fa la manutenzione, lo dovete dimostrare. No, la termomeccanica non provvede alla depurazione delle acque. Ho capito, bisogna dimostrare. Dove hai? Come ho dimostrato? E appunto, cosa fai? Ma se la paradista è sana, c'è questa cosa, E quindi voglio risapere che abbiamo fatto, la commissione a che vogliamo fare, e per mezzo che loro hanno interesse non ci hanno stato, non dobbiamo procedere, allora questa forma di essere statico, cioè voglio trovare una forma di lotta, anche se ci hanno mettere là su, come ha dimostrato, ho capito, ma devi capire che cosa fa, per quanto devi agire, quando devi trovare ma io perciò ti ho fatto il capo, capito? C'è un altro dato, no. Ci dobbiamo muovere con una denuncia pubblica, con l'informazione ai cittadini, un documento. Devi uscire un documento, ma con noi da dove è stato accattato il rifiuto? Abbiamo le prove che questo libro non è stato comprato e quindi non è stato possibile fare la depurazione. La fatturazione dei blocculari dovrebbe essere una massa di tu puoi dimostrare nel cartato
metti una macchina, sta macchina, 10, 15, 20 anni, alla fine hai tutto. Lui ha cruciato la moto, 14, 15 anni, e quindi non è come bisogna avere un attimo di Stato, non si può, non si può. Cioè non puoi, adottare la procedura amministrativa, puoi fare una denuncia, puoi fare tutti, devi mostrare, infatti, se no passa il caso. Se non è stato comprato in video che si è dire, e che si cala, devi, perfetto, lo devi dimostrare. Ci vogliono le prove, ci vogliono le prove, non viene l'archivio. Lo devi dimostrare, innanzitutto chiariamoci le idee, scusate, ma che tipo di azione vuoi fare? Nazionale legale, politica, di denuncia, Carle, ma tu fai l'azione politica? All'azione politica che sei? Ma all'informazione, informazione alla cittadina. E l'informazione che tu non fai se però poi fanno gli abusi e tu non li combatti? Questa raga un'azione, denunci con tutto l'affuolo, tu denunci l'abuso con il gazebo tutti i giorni e annotiamo magari quanti escono, quanti scendono. Ci prendiamo i bilanci, vediamo i bilanci di facciamo una petizione con raccolta firme. Una raccolta firme, però perlomeno facciamo qualcosa. Cioè io un po' Paola Nunes che parla di vera paradea, e perché questa cosa a me non me la fotto proprio, scusami da te, ma per Paola voglio dire che è degna di stima, però a questa azione di Paola poi dopo non è non segue niente, non segue niente. Voglio dire, no, guarda, che succede? Altri miei controlli 5 tempi da solo. Ma da quel lato là, il problema del lato scusa, controllare i preposti e il funzionamento dei depuratori, andare lì e controllare che fanno, che lavorano dalla mattina fino alla sera, qual è il loro compito, di cosa si occupano. Se questi non funzionano, vediamo loro cosa fanno dalla mattina fino alla sera lì. All'inizio. Come sta dicendo un Luigi. La domanda però fondamentale, non ve la sentite. Non ancora. Che il depuratore non funziona, a chi c'è? Ma non è stato fatto, ma c'è abbiamo una pubblica che ho visto giorni fa, te lo disse il braccio anni fa, la domanda è a chi giova il registro? No, e chi lo può? Quando poi mi dà dice a base lei ti faccia domanda a denuncia alla professionale dei diritti, perché non la mette sulla lei con i giorni da lì. Ciao Antonio! Savissimo la magistratura che funziona. Ma noi dobbiamo aiutare i magistrati o no? Perché ci sta, io sono detto per forza. Comunque, Gaetano, vorrei che c'è sempre qualcosa, lo abbiamo assodato. Però voglio sapere, ma è chiaro, senza dispendio.